L'ultima volta che eravamo tutti e tre in macchina stavamo andando a Cortina per il Wanderlust. Ora invece stiamo andando ad Alba per mangiare e fare un pranzo della Madonna. Sono qui con il Bombarosi, carichissimo, pronto a guidare 1 ora e 45 minuti fino a Piazza Duomo. C'è il buon signor Ricci che è devastato. Cos'è? È caldo? Per dormire 1 ora e 45. 1 ora e 45. Ricci però ha dormito stanotte, dai. Tu no? Recuperato. No, anch'io. Ah, okay. Sì, abbiamo recuperato. Otto. Siamo arrivati ad Alba, che è la location del ristorante di oggi, che si chiama Piazza Duomo, 3 stelle Michelin. E il buon Luca ha fatto una battuta, vogliamo ripetere la battuta? È ad Alba, non tramonta mai. Ah, diciamo che in realtà Luca è simpatico, cioè nell'ultimo video siamo tutti commenti, ah ma quanto è antipatico il signor Ricci, no dai, è simpatico. È che a volte se uno non lo conosce può sembrare un po' antipatico, snob, altezzoso. Ma non è vero, anzi. Insomma. Palazzo del Comune, questa è Piazza Duomo e in Piazza Duomo c'è il ristorante, ci sono i cagnolini. Ah, quindi è in una traversa, non è in Piazza Duomo, già prima scammata. Fare i fighi perché c'è questa roba. Piazza Duomo, è tipo uno speakeasy, serve la parola d'ordine per entrare. Buongiorno, abbiamo una prenotazione a nome Ricci. Grazie. Salve, salve, buongiorno. Salve. Ah, guarda, con vista Duomo. Carino. L'altra sala è più bella. L'altra sala è più bella? Allora chiediamo lo sconto. La vostra edizione della Bibbia? Esatto, in 3 volumi. In 3 volumi. Questa volta hai Dante, la Divina Commedia. Questo allora, è un dramma. Solo Piemonte, dedicata solo ai vini piemontesi. Per lui la faccia. Allora, mi sembri più il tipo da champagne, quindi ti no, questo di qua. Per me è champagne e langhe. Perfetto. Nella vita proprio. Io invece ti volevo chiedere un parere, perché sì, io avevo piacere di provare le rarità. Però, cioè, non lo so. Sono buone in generale. E si la speravo anch'io, sì. No, cosa vabbè, comunque vale la pena, insomma. Di sera ne vale la pena. Ok, basta, mi basta quello. Quindi, sì. Proviamo i vini rari. 800 euro solo i vini, mortacci mia. Però vabbè. Noi che degustazione facciamo? Questa qua? Ah, ce n'è solo una, ok. Antipasto piemontese, gambero e ciliegia, torta di zucchine, seppia e polenta bianca, merluzzo e bagnacauda, gnocchi di patate, piccione e croccante alla nocciola. Frala, è la Divina Commedia del vino? Io, posso essere sincero, ti ho riconosciuto. Ah, fa piacere, fa piacere. Ti mi piace cosa fai e quindi ti seguo. Se mi danno via libera qua finisce in festa. Questo è lo sciroppo per la tosse invece. Sei l'augmentino, come si chiama, il Benagol? No. Direi, grazie. Signori, ad Alba. Iniziamo bene, iniziamo molto bene. Ecco, il nostro sommelier. Il Pinot Meunier è un raggio che stanno riscoprendo adesso tantissimo. Sì, lì c'è un buffet, quanta roba c'è. Spoiler, non sono olive. Ah, non ho ancora finito? Ancora 3 piatti. Ah, ma sono tutte e 7 le portate insieme, ok, ho capito. Questo è il menù degustazione. Esatto, tutto finito. Insieme. Esatto, seguire vediamo il dolce. E che bello, questo cos'è? Insalatina? Non l'ho mai mangiato. Insalatina 21-31. Ecco, pensa se in aereo ti servissero questo. Non è finito comunque, sta arrivando altri. Devo usare il grand'angolo, sennò non si vede tutto. Vi presentiamo il canapè di benvenuto da parte del nostro chef. Partiremo dalla vostra destra, dove troverete 2 finte olive, la verde ripiena di tartare di vitello, la nera ripiena di tartare di scampi. Subito dopo, un grande classico della nostra cucina, una spuma di gingerino recuaro, quindi un bitter italiano simil crodino, con una crema di foie gras alla base, mais croccante tra i due strati, e al di sopra la cialda di arachidi che è da mangiare insieme. Okay. Subito dopo, sulla sinistra, partendo dal basso, un wafer di parmigiano con crema di parmigiano all'interno, e al di sopra la nostra interpretazione della sumanai classica piemontese, quindi un arlette di parmigiano, maionese di soia all'aglio, zeste di limone e i fiori del nostro orto. Sulla sinistra ripartiamo con un croccante, quello in basso, ripieno di trota affumicata con gelatina di furikake,
e al di sopra una chips di tapioca, spinaci, crema di aglio nero e i fari del latte. Centralmente, ancora bacio di dama, non il classico, con una farcia di nocciole e cioccolato, ma patè di fegatini, e ancora il barbagioan, quindi il classico raviolo fritto, ripieno di ricotta da bacino. Grazie. Se posso darvi un piccolo consiglio, partirei dal raviolo perché è caldo. Okay. Per il resto non c'è un ordine preciso, quindi okay, come credete voi. Fantastico, grazie. Ah, effettivamente presentazione da Oscar, pensa quanto ci vuole imparare tutto a memoria. Non ha senso stare, chissà quanto costa questa carta. Che carta è? Tocca, non lo so, raga, fatemi mangiare. Rapidino. Questo raviolo è senza senso, si chiama raviolo senza senso, e dentro il ripieno di ricotta è, allora, io... perché è freschissimo, è più brutti. Un bacio di dama col fegatino di non so cosa, perché tuo fegatini. Madonna, le finte olive. Buonissimo. E questo è il gambero. Buonissimo. Non so dove partire, raga. Questo è un prato. È un giardino. Scusa? Come si fa a fare le cose così buone? Sì, non lo so, sono, io sono, cioè, come le pensi? 7000 ingredienti, no, ogni caso. Non è... Sì, questo è il modo da compilare. Molto asiatico. Allora, giardino numero 2. Si sente nel video di sorriso. Guarda, sta roba non ha senso. Quella roba lì mi ispira un po', probabile. Un via all'olio. La settimana scorsa il parmigiano, wow, il parmigiano pro fresco. E ora abbiamo questa spuma di ginger con sopra questo croccante, non mi ricordo con cos'era, però facciamo così, ne facciamo così. Ah, perché sotto c'è roba, c'è il foie gras sotto. Che buono. Un po' marino va mixato con il foie gras. Molto bene, madonna. No senso questo. Tipo un budino di foie gras. E questo è l'entrée, non è neanche l'antipasto. Questo è il... clamoroso. Vi ho aggiunto il cucchiaino perché in realtà qua c'è una sorpresa. È buono? Ah, allora si vuole. È la rovina, sì, questa. Sì, sì. Davanti a voi troviamo pane e cereali da accompagnare al burro, pane e miso, e il creme caramel salato con riduzione di miso. Grazie. Fantastico, grazie. E qua come facciamo? Scusa, in zuppo? No, usiamo un cucchiaino. Non ho ben capito. Io il burro nei ristoranti di questo tipo penso sia il burro più buono che puoi mangiare in vita tua. Non ha senso. Ti ricordi che tu mi hai portato quella col caviale? Quanto era buono quello? E quest'altro cos'è questa roba? Madonna. Madonna. E poi questo è un burro con pane e miso. Oddio, ma cos'è sta roba? Creme caramel devastante, pensa se lo mettessero a Carrefour. Sì, quello che riusciamo lo teniamo chiuso. Un po' per garantire che all'interno della bottiglia ci sia esattamente il prodotto. Chiaro, ogni volta è uguale. Ogni volta uguale è esattamente quello per cui si sta pagando. Anche, sì, sì, sì. Importante. Probabilmente il miglior trebbiano d'Abruzzo che abbiamo in Italia, sicuramente tra i più espressivi. Siamo a Loreto a Prutino con il produttore Valentini. Partiamo così. La chiusura è un pochino amarognola e ci piace perché con tutto quello che vi sta per arrivare dovrebbe riuscire un po' a starci in mezzo, no? A sgomitare. Lago Vintage per il Coravin. È un po' più lento nella mescita, però ti buca meno il sughero. E quindi preserva meglio poi. Ancora meglio, sì. Partiamo con il nostro abbinamento freestyle. Questa è una piccola azienda.
Allora, voglio solo tutta terrazzata, posto meraviglioso, grande acidità anche qua, stimoliamo la salivazione, un terbace. Questo è l'antipasto più piemontese. Ci sono dei funghi piccolissimi. Sono funghi, che bello. Tu sei già ubriaco. Ho bisogno del grand'angolo per inquadrare tutto. Quanta roba è? Ma che bello. Contate il numero di piatti che ci sono a tavola, vi prego. Qui giochiamo un po' con l'antipasto piemontese. Nel senso che quando si arriva all'interno delle piole in Piemonte si viene un po' assaliti da diverse portate, da tanti diversi antipasti. Noi qui giochiamo un po' con lo stesso concetto, molto con il nostro orto. Iniziando con sorbetto, scarola e fave. Okay. Qui invece il capunè è un roll di radicchio, mela, salsa verde e rafano. Zucca marinata e nocciola salata, spinacini e senape, funghi all'olio, insalata di germogli, raschiera, salsa verde, il grano saraceno croccante, cavolo pak choi, quindi un cavolo cinese con furikake, che è questa preparazione con pesce essiccato e alghe. Il tramezzino, in omaggio al caffè Mulassano di Torino, dove nacque il primo in Italia, è un pane morbido di ceci, maionese di pollo, tuorlo d'uovo marinato e ricotta di capra fresca con salsa di pomodoro. Ottimo, l'ordine lo teniamo come ce l'hai descritto? No. Allora, volendo iniziando dal sorbetto giusto per la temperatura, ma okay, per il restante come preferite. Ok, fantastico, grazie. E quindi niente, iniziamo dal sorbetto. Sono parole, raga, sono distrutto. È bellissimo. 27 piatti su un tavolo. Benissimo. Questo è una freschezza inaudita. Il problema è anche ricordarsi cosa è cosa. Da qua si usa un cucchiaio? Sì, usiamo un cucchiaio. Ah, questo è bello amaro. Questa è la scarola e senape tipo. No, questo è pak choi. Ecco, se potessi mangiare sempre così diventerei vegano forse. Senza senso. Ma le fanno loro qua dietro? Ma piuttosto facciamo la doggy, ma facciamo la doggy bag e ce la portiamo a cena. Allora, questo è molto bello. Ci sono dei mini funghi dentro, ho appena rovinato tutta la presentazione, però va bene. No, vabbè. Bisogna un cucchiaio qua. Aciduli ma super gustosi. Quello con il cavolo cinese. Buono. Sembra zucca. Magari è. Guarda che bella. Filetto di mangio, capito? Un'altra roba. Questo me. No, mi sta facendo impazzire. Ma hai preso la sotto? No, prendevo un cucchiaio. Cosa c'è sotto? C'è la cremina. Ah, ok, ho sotto un foglio. Dilettante. Ah, guarda qua. Poi ci sono tutti questi cerealini che scrottano. Ora sì. Cazzo, è molto. La roba fuori di testa sua, secondo me è anche questo. Cioè, che magari da solo e nell'insieme invece cioè, ti cambia proprio radicalmente. Vero. La cosa. Mancano 8 portate, 9. Non è la prima volta che bevo un vino del genere. Questo naso è proprio cattivo. Trebbiano, zio. L'ho già bevuto, da qualche parte, non mi ricordo dove. Cioè, pensa alle linee. Sì, no, le linee che devono costruire per fare queste preparazioni. Devono essere devastanti. Allora, questa è ricottina salata. Ci siamo. Questo cos'è? Non è un tramezzino. Non è un tramezzino, questo è un mille foglie di ceci con maionese al pollo. Ah, chi è che fa la maionese al pollo? C'è un posto a Milano che fa la maionese al pollo. Tu me l'hai detto forse. Ragazzi, secondo me è fatto, cioè, farne così tanti dove non ce n'è uno che dici. Sì, esatto, mantenere la qualità costante. Sì, clamoroso. Poi comunque stiamo mangiando tanto, ma è tutta roba leggerissima. Cioè tutta verdura, tutto bene, anche il tramezzino, la farina di ceci, quindi non ti appesantisce.
Allora, dovete sapere che il signor Ricci, oltre ad essere antipatico, ha altre qualità. E riconosce la carta al tatto. Quindi, che carta è questa? Cazzo, complicata però. Complicata, eh. No, sì, questa è Fedrigoni 862. No, sto sperando numero a caso. Mi sa che ci sta arrivando l'insalatina. Insalata 21, 31, 41, 51. Di stagione in stagione a seconda, insomma, della stagione per l'appunto. E qui dentro in teoria ci sono tutti gli ingredienti. Cioè, guarda quanti sono. Questa è la quantità di verdure che stiamo per mangiare. Per ora pranzo vegano praticamente, eh. È bastante. Chissà che vino ci portano per questo. Origano Giamaica. Ecco le cose che ci dicono. Origano Giamaica. Ah sì, mi hanno... Allora, noi da poco abbiamo iniziato ad abbinare su tutte le insalate 21, 31, 41, 51. Questa soda. Questa è un'alcolica, quindi sì, ho pensato di alcune botaniche. Allora faccio un po' di spazio. Grazie mille. A sto giro quanti ce ne sono dentro di verdure? 70-75. È fantastico. Quindi 21, 31, 41 e 51. Nasceva nel 2007 la nostra insalata con questa numerica. Ora siamo ad una numerica più ampia. Viaggiamo dai 50 tutto l'anno fino ai 130 in estate. Che sono quelli che avete nella lettera. Sì. La prima parte è al naturale, senza condimento. Nella seconda parte invece un dressing che completa. Quando terminate spostate il piatto più grande sul piatto a lato e bevete la base il dashi di tonno essiccato e scorza di arancia. Ok. A voi. Fantastico, grazie mille. Quindi è come se fosse un piccolo vaso col sottovaso e noi ci beviamo il sottovaso. Pov. Poi parto dal petalo, prendo un petalo. No, dai, ho rotto tutto. No, ho rotto tutto. Vabbè, aspetta, appoggiamo qui un attimino. Un progetto portato, sì, da ancora. Qualcuno vuole un petalo di questo giallo prima che lo mangio tutto? No? Ah, ma è piccante! Cioè, alcuni sono buonissimi, alcuni non sapono questo è impegnativo. Ah no, minchia, è buonissimo! Cos'è, tipo un fiore di pesca? Sa di pesca, fra. Ah, minchia, mi è caduto un petalo. Chi vuole assaggiarlo? Sa di frutta. Sì, ma io voglio la parte condita, bastardi. Non ho mai mangiato così tanta erba volontariamente. Bianco piemontese. Ok. Ok. È una cosa un po' particolare. Sì, sì, sì. Progetto... No, ma sta scherzando. È ovvio che il rosso piemontese. Ma che bel colore. È lì che è Cantina Orsolani. Loro sono vicino a Caluso. Questo è branzino. Allora, la ficoide è una lattuga chiamata glacialis perché trattiene la rugiada della notte e alla mattina quindi sembra ghiacciata. Servita davanti a voi con crema di limone, nella mezzaluna invece carpaccio di branzino, lime, ginepro e pepe verde. In alto la cialda di mais con l'avocado e l'estratto della ficoide da bere a fine piatto. Fantastico. A voi. Grazie. Che bello, sì. Ma devastante questa cosa. Con crema di limone poi. Croccantissimo il branzino invece. Qui gli piatti anche sono. Qua invece rimaniamo in Italia con una delle chicche dell'enologia veneta. Monte Calvarino, un monte di origine vulcanica. Si sente tutta questa notte fumè e il Calvarino 5 è una cuvée di 5 annate differenti, maturate e affinate a lungo. Anche qua c'è un leggero residuo zuccherino, ma molto leggero. Grazie. Ma cani, insomma, anche prego, prego. Gamberi e ciliegie. Aspetta, che ora ti dice che le ciliegie non sono ciliegie. Allora, nel piatto centrale trovate la ciliegia, che viene di un battuto di ciliegie, gambero rosso di Sanremo e gaspaccio di pomodoro e arancia. Ok. A lato invece cialda di shiso con gel di shiso da accompagnare al piatto. Grazie. Prego. La costante sono i fiori. In ogni piattino c'è un fiore. Che
poi di base a me il gambero non piace, però così piccolino, che è un po' un boccone, ci sta da Dio. Sì, la ciliegia ti dà quella croccantezza nella buccia e poi arrivi nella polpa che invece è sempre morbida. Un po' acciderla. Il vino è buonissimo, mi dispiace non avere i termini per poterlo descrivere. Mica poi con questo piatto ci sta da Dio. Questo è nel 2019, questo invece ha qualche anno in più. Giochiamo in casa. Sì. Questo invece è sempre 100% Chardonnay, ma qua siamo un po' più a nord. Praticamente ci si stacca di una sessantina di chilometri, si arriva fino a Chablis. Le acidità giocano un ruolo molto importante. Qua siamo sulla parte Le Clos del Grand Cru di Chablis. Qua invece il tocco di legno è un po' più leggero. Essendo Grand Cru è un po' più agile, però c'è tutta l'evoluzione in vetro. Questo per fare il prodigo che ha un naso della Madonna. Questo è clamoroso. Lo stesso? 100% Chardonnay. C'è un retrogusto di formaggio stagionato. E lì ci ha fatto il corso da sommelier. Questo ha fatto botte. Il pranzo sta andando alla grande, anche se siamo semplicemente alla seconda portata, sono le 3:20. Probabilmente usciremo di qui alle 5:30 del pomeriggio, però fino a sera non abbiamo impegni, quindi va bene così. Per ora devastante, un botto d'erba, però devastante. Che bello. Nel piatto centrale una preparazione croccante di ceci, poi carpione di zucchine e un carpaccio di zucchine e avocado. A lato branzino servito con carpione alle erbe e poi questo brodo di ceci da bere a fine portata. Però queste zucchine e avocado. Il branzino com'è? Io la faccio per voi, qua. È un bel colore, Sì. Ma siamo simili, qua. No, di qua. Dove andiamo ancora più forte. Questa è una ribolla 2012. Gravner. Ok. E io non conosco. Filamento in anfora. Bello, ok. Bello. Sì, è bello. Vabbè, siamo, mi fido. Allora, per darmi un'idea, provincia di Gorizia, al confine italo-sloveno. Sì. Ma che bello. Sì. Colore su profondo. Vabbè. Io non ho mai assaggiato questo genere di vini. No, penso di aver mai bevuto una roba del genere. Un'emozione. Cos'è? Orange wine, dai, questa è la categoria. Sì, poi. Friuli, Radicchio, sì, con sì. Alcune famiglie. Ah, ma è un grave nervoso. Sì. Ah, ok, allora. Ma che bello è. Dai, raga. E poi è sottile, così va bene. E questa è polenta? Sì. Quella è polenta. No, quella è polenta. No, questa è quella. Quella è polenta, ma non credo, dai. Ma come la polenta è quella? Pazzesco. Allora, piatto centrale con la seppia, servita con nero di seppia e yuzu, bietola e oliva taggiasca, e qui polenta bianca, nero di seppia, seppia e bietola. Col nero di seppia, tra l'altro. La bietola, sinceramente, non capiamo. È molto buono. È una bietola molto buona, un po' forte. Speziata, mi sa che è peperoncino questo rosso. La polenta non ti piace? Ma io non parlo matto per la produzione generale. E questa roba qui? Cazzuta. Quello ce l'ha a casa. Filippo Pacalè. Filippo Pacalè. Sì, allora, questo è King vero. King vero. Lui è King, a posto. Sì, questo è il Grand Cru Rouge Chambertin che si trova nel comune di Gevrey Chambertin. Vino rosso. Esatto. Ah, vero? 100% vino nero. Ok. Beh, anche qua il colore non scherza, Io apprezzo lo Syrah tantissimo. È un bel colore. Cosa? Si chiama Bastarda. Sì, in Francia. Davvero? Si chiama Trousseau. No, che bello che si chiama Bastarda. Sì. Partiamo invece il merluzzo fresco, salato da noi e cotto a bassa temperatura, coperto dal tartufo nero estivo, le sfoglie di fungo e cipollotto e la riduzione di bagna cauda. Fantastico, grazie. Ciao.
adesso vado dal pacalì qua. Ma perché col pesce rosso? È un rosso molto particolare, eh? Madonna che buono. Madonna. Allora, il buon signor Riccio ha deciso di avventurarsi sul terrazzino e quindi l'ho chiuso fuori. Così ora quando arriva il servizio, ah, ci sono i fan? Andiamo sul telefono. Bella raga. Da quando Alessandro Ceretto ha preso questa linea. Io che non capisco un cazzo di vino, cosa vuol dire biodinamica? È lunga, vabbè, lasciamo stare. Ah, ok, quindi è tipo un DOP super. Ci sono degli enti certificatori. Ok. Tutto si rifà alle teorie di Rudolf Steiner. Che non so chi sia, però va bene. È un discorso lungo, sì, immagino. Rocche dell'Annunziata 2011 di Paolo Scavino. Quindi uno dei modernisti. Stasera a Barolo. Grazie. Oh, che bello. Affinamento in barrique. E oggi la 11 si beve meravigliosamente bene. Rocche dell'Annunziata, quindi uno dei vigneti più importanti, più belli, più nobili che abbiamo alla Morra. Sì, io mi rifaccio la faccia di Nicolas Lee che sta godendo, quindi mi fido alla grande. Purtroppo non te lo verso io sulle... Non so se si può. Sì. Io non te lo farei fare. Sì, mi hai detto di sì. Ah sì? Ma i miei dubbi. Un po' di patate ripieno di Seras del Fenn, quindi una ricotta che viene stagionata, affinata nel fieno, okay, del nostro orto e i fiori, ovviamente, della nostra serra. Vanno a terminare il piano. Fantastico, grazie. Grazie. Tra l'altro gnocco, non è un raviolo, quindi... però è... Che madonna, che... 2011. Guarda l'aspirazione dell'ossigeno per dare aria al sorso. È un bel Barolo. È un signor Barolo. Signor Barolo. Vai, vai, baroleggia. Baroleggiati. È stato in botte. Tu cazzo sono buono. Madonna. Non so cosa c'è dentro, non ho capito, però è buonissimo. Buono. Già tutte le verdurine qua. Guarda che bello. Single malt, cos'è che c'è scritto? Islay? Sì, Islay. Islay, sarebbe? Questa zona... whisky. Esatto, questa qua. Ah, ti ho detto che volevo il whisky? Guarda un po'. Fantastico. Di produzione. Ok, ottimo. È un cocktail questo, signor Barosi. Perfetto. Col whisky. Perfetto. Con la cacio e... Cacio qualcosa, non si sa ancora. Sorpresa. Sì, lo stesso che poi troverete nello spaghetto. Ah, quindi è cacio e whisky. Spoiler! Eh beh, il whisky ci sta un botto, a me piace. Whisky in soda, siamo in Giappone, anche qui. È un whisky highball questo. La faccia di chi non è abituato a bere whisky. Mamma mia. A te piace il whisky? Ok, ok, allora ci siamo. Grazie. Il whisky non lo sento, quindi... ma arriva adesso. Ora dice arriva... Cacio e whisky, con lo stesso whisky che avete nel bicchiere. Andrea si è fregato con le sue mani. Buonissimo, buonissimo. Allora, se non ti piace il whisky, buona fortuna. Però a me piace, quindi no, si vola. Allora, questi sono un 55 grammi, 60 grammi di pasta, questi sono. No. Di meno? Sì. Non lo so, 40, sì. 40 grammi? Mm. Io sono più verso i 60, onestamente. Io verso i 40. Che di solito mangio 80 grammi quando faccio una porzione. 50. Ok, 50 già ti posso credere. 40 è troppo poco, secondo me. 40. Cioè, sono un po' pesanti per essere 40 grammi. Se ne prendo tutti. Vabbè, assaggiamoli, che stiamo qua a rovinare il piatto. Non è male, eh. Vabbè, è all'odore di whisky alla fine, non è che... Hai indovinato? Sì. Ha indovinato, incredibile. Sì, sì, incredibile. Sì, sì. Chiediamo così. Ma quello lì lo devo versare io. Io ti dico, sì, di no. Un goccettino. Ah, se mi paghi la degustazione di vini va bene. Sì. Ma tu anche ti interessa? Sì, sì, sì. Guarda che bello quel tappo rosso. In crescita. L'hai già fatto prima. Chateau Palmer. No, dai, fallo tu, mi fido di più. Ma che cosa vuoi? Dai, che lo rovesci tutto e poi devi pagargli la bottiglia. Questa è la Ferrari dei Coraline. Esatto. Allora sì, allora muto e non toccare nulla. 1996, no, no. Chateau Palmer. 1996. No, è un 96. Qua siamo a Margaux, quindi zona Bordeaux. C'ha la mia età, incredibile. Io sono del 96, mi sono ricordato ora. Incredibile. Il vino. La Ferrari. Cabernet Sauvignon. Che bello. Devastante. A 1936, no? No, 96. Fa 36, figa, c'ha quasi 100 anni. È arrivato anche il piccione. Questo vino ha 25 anni, fra. Più di me. Più di te. Oddio, sono più giovane io del vino, però voi siete più vecchi.
Buono? Madonna, sei buono. Piccione è servito con le spezie, foie gras e spinacini. Qui pane croccante e patè di fegatini a completare. Fantastico, grazie. Finalmente un po' di carne. Madonna, che buono il piccione. Sentiva la mancanza, molto buono. Sto finendo la batteria, quindi devo tagliare corto le clip, mi dispiace. Una bellissima acidità, questo è il 3 puttonis, quindi una media dolcezza. Okay. Con questa spina acida dietro che tiene, non sarà assolutamente stucchevole. Ungheria. Ok. Ok, 2015. Okay. Italiana. Vabbè, la panna cotta. L'azienda Forteto della Luglia. Ok. Ungheria, Tokai, 3 puttonis. I puttonis indicano il grado di dolcezza. Quindi mamma più è alto, mamma, più è dolce. Più è puttonius. Più è puttonius. Più alto, più è puttonius. Vediamo quanto è dolce. Questa è una gran puttonius. Allora, arrivata alla carta dei caffè, io ti prendo il caffè del roditore, anche detto in gergo il caffè cagato. Perfetto. Che aspetta, non vedo qual è. Panama, no, Indonesia. 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 Vada per il caffè. Sempre Indonesia. Copy Luwak Wild. Io ho bisogno di un caffè, se no davvero mi addormento. È sorbetto, vai, butta giù. E perché non l'hai mangiato? Fra, sono pieno, sono ubriaco. Dai, sorbetto. Bevi, non rompere il tuo. Ma che cazzo? Dai. È l'unica roba che mi ricordo l'altra volta. Fantastico. Cicherare bere, il dragè, nocciola e cacao. Che sono un po' tanti. Che poi il latte più, che film era? Arancia meccanica, sì. Bellissimo. E qui invece biscotto di cacao con arachide salata e il gavot, che è una crepe croccante. Che bellissimo. Ok, bravissimo. Allora io prenderò un infuso. No, dai, che tu non lo finisci come la cambucia lì, che guarda che gli dai inizio pranzo. Io prendo un infuso, non lo so. Sono... Lo so che nei... guarda, voi siete più, molto più ubriachi di me, fatelo, vi prego, dai. Cioè, se no, sembro ubriaco solo io. Da due ore. Bellissimo. Cioè, io fino a dopodomani non mangio. Ok, signori, caffè amaro come la vita. Questo è il caffè cacato. Cosa vuol dire caffè cacato? Praticamente questo è... questo è... This is a Indonesian specialty where they take the coffee beans. The coffee beans, that's right, and they let them being eaten by rodents and they get digested. Vabbè, praticamente prendono sti chicchi di caffè, li danno da mangiare, li danno da mangiare ai ratti, li lasciano digerire, li lasciano defecare, prendono quella roba lì, la puliscono e ci fanno il caffè. Ed è ciò che sto per bere. Magari è buono. Ci senti, cioè, poi un pubblico. Ma ti dirò, sa di caffè. Ma hai già bevuto tutto? No, metà. Fammelo usare. Vuoi assaggiare? Caffè cacato. È quello di LOL, di Pintus. Ma hai già cacato? Vabbè, il caffè cacato è buono, però un caffè in realtà non noto grandissime differenze o peculiarità. No, è buono, però è normale. Pranzo terminato, ora ci infiliamo in macchina dopo aver fatto un'oretta di decompressione in cui abbiamo parlato con altri ospiti del ristorante. Molto divertente come scena. Aspetta a Torino l'anteprima del documentario che ha fatto Tudor. Sulle mani, io mi addormenterò sicuro. Spesa totale impegnativa, però diciamo... Spoiler, ho pagato anche la quota del buon Nick, perché a luglio vi proponiamo un vlog del genere, però sarà internazionale. E ho detto tutto. Per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi giorni con i nuovi contenuti. Ma perché l'hai pagata? Come? Perché a me non me l'hai pagata? Perché tu non ci sarai in quel viaggio. Certo che ci sono. Vieni per cazzi tuoi, però io non ti voglio in aereo. Ci vediamo nei prossimi cazzi, giorni. Così sti cazzi. Finiamo. Vabbè, ciao a tutti, bella.